Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati. Questa penultima giornata del campionato di Serie B, Girone B, ultima casalinga per la Virtus Padova, partita di fondamentale importanza, uno spareggio se per entrambe le squadre. Padova vuole vincere per affermare l'ottava posizione e questo vorrebbe dire playoff. Desio invece deve vincere per tenere aperta la finestra playoff e sperare tutto nell'ultima giornata, anche se la sfida con Orti Nuovi è complicata. Quintetti in campo per la Virtus Padova, il numero 21 Tucci, 5 Schiavon, Canelo, Crosato e Stoikov. Per Desio in campo Politi, Gallazzi, Quartieri e altri due. Adesso numeri complicati da vedere. Tanto partita iniziata, palla nelle mani di Canelo che vuole subito il suo uno contro uno e porta a casa i primi due punti del match. Palla sport di Rubano gremito per questa occasione. Tante le presenze. Desio palla in mano a Negri. Fuori ancora, buona circolazione, Gatto cerca l'uno contro uno, fa spendere il primo fallo Federico Schiavon. Va bene, se vede sotto, voglio sarà la rimessa al fondo per Desio. Ancora palla in mano a Gatto. Buono taglio backdoor di Quartieri, peccato che sprechi un'occasione d'oro da dentro lo smile. Padova subito pronta a ripartire, palla nelle mani di Tucci. Stoikov cerca anche lui l'uno contro uno, si va sempre da Canelo che come terminale offensivo sicuramente è la punta di diamante di questa Virtus Padova e infatti porta a casa altri due punti, sempre da dentro il pitturato. Gatto di nuovo nell'altra metà campo, Stoikov ruba il pallone, Crosato si getta in contropiede, palla per Schiavon che viene stoppato, non si accorge di Politi che da dietro caccia il pallone. Gallazzi, che lui in cerca dell'uno contro uno, si va sotto ancora da Politi e mette a segno i primi due punti per la formazione lombarda. Crosato, Schiavon si getta dentro l'area, cerca del contatto, soluzione sfortunata per il biondo di Caselle. Gatto subito sotto da Politi, fuori per il numero 16 Gallazzi che sbaglia il tiro del più uno. Stoikov tocca pick and roll con Tucci, subito arresto e tiro da tre punti, sfortunata conclusione, lontana dal ferro. Gatto, buona. Gatto, paglia conclusione, rimbalzo per Stoico, accidenti. Negri stava per intercettare questo pallone che lo avrebbe portato a un contropiede, ma la palla esce, sarà rimessa di nuovo per Padova. Canelo alla rimessa. Stoico chiama il pick and roll con Tucci che si allarga al posto di tagliare. Buono il tiro, sfortunata conclusione. Quartieri, Politi, manca il controllo, la rimessa sarà per Padova. Inizio non convincente per la formazione lombarda. Stoikov, Canelo, attacca subito l'area, buono l'assist per Crosetto, mette altri due punti a tabellino. 6-2, buono
Pellegrino, l'inizio Patavino, Politi, ora Quartieri, si va sotto, due punti firmati Negri, piccola svista della difesa padovana, Stoikov, Canelo, ancora in cerca dell'uno contro uno, vuole puntare l'uomo, arresto e tiro per lui, sono altri due punti a referto. Canelo oggi, buonissima partenza per lui, sembra avere la mano particolarmente calda. Adesi è già nell'altra metà campo, buona la difesa padovana, costringe scelte molto complesse, alla fine tiro dalla lunga distanza di Gallazzi, rimbalzo di Negri, svista da parte di Federico Schiavonna che dimentica il tagliafuori, e sono due punti molto facili per Desio. Un tagliafuori alla Harden. Esatto, un tagliafuori alla Harden. Tucci, Stoikov, pick and roll con Tucci. Lombardia. Questo tiro assist di Stoikov che getta Desio subito in contropiede, ma sbaglia Negri, rimbalzo di Stefan Stoikov e siamo già dalla parte opposta del campo. Canelo vuole calma, palla persa per Canelo, fallo in attacco commesso dal numero 18 Quartieri, banale ingenuità, si vedeva da diversi secondi di anticipo l'intenzione di Stoikov che si era già posizionato, comunque ha subito un duro colpo, speriamo nulla di grave. Sarà rimessa per Padova, Stoikov, buono il pallone di Stefan, Canelo che sbaglia da conclusioni ravvicinate, ma buonissima l'idea. Desio è già dalla parte opposta, palla sotto le plance per Gatto che viene anticipato da Stoikov, la rimessa sarà blu-arancio, 8-6 il risultato dopo 6 minuti di gioco. La rimessa nelle mani di Gatto, si va fuori, Como, Gallazzi, palla sotto per Negri, e sbaglia, rimbalzo di Tucci, però Schiavone sta soffrendo l'uno contro uno con Negri, bisogna stare attenti, buona la palla di croce, fuori per tripla di Stoico che non va a segno. Tucci riesce a sporcare questo pallone, sarà rimessa per Desio. Esce intanto col numero 4 Gatto, entra il numero 17 che ovviamente non ce l'abbiamo Novati. Ah, è stato segnato come 7. Vabbè, decine in più, decine in meno. Non si comprendono Negri e Politi. Palla che finisce direttamente in gol. Sarà rimessa per Padova. Stoikov vuole su uno contro uno con Tosh, Canelo ancora, adesso crossato da solite distanze siderali, errore, Novati, palla per Politi, vuole l'uno contro uno con Tucci e sono due punti, firma lotto pari quando mancano 3 minuti e mezzo al termine di questo primo quarto. Stoikov, Tucci, Schiavon, ancora palla per Tucci che mette giù bene e gli viene sporcato il pallone, sarà rimessa per Desio,
Intanto pronto a entrare in campo col numero 20, Gabriele Salvato, e col numero 12, Marcone Lazzaro, si siedono in panchina Federico Schiavon e Francesco Tucci. Novati. Politi. Gallazzi. Como va ancora in cerca di Politi, ma Lazzaro intercetta questo pallone. Salvato subito nell'altra metà campo, Crosato, Stoichkov, Lazzaro vuole subito prendersi un uno contro uno e va fino in fondo. Primi due punti per Marcone Lazzaro, come sempre nulla di complicato, partenza incrociata, un palleggio con la mano destra, terzo tempo. Como schiava pick and roll con Politi. Buona la difesa di Canelo, che non gli permette un buon tiro, rimbalzo prepotente di Crosato. Subito Canelo nell'altra metà campo, fuori per Lazzaro, che tenta subito i tre punti, che non vanno a segno. Alla sotto, Politi, contro Lazzaro. Due punti per lui. Politi, attualmente giocatore di grande stazza, può creare grosse problematiche ai piccoli lunghi di Padova. Lazzaro, Stoichkov, Lazzaro, ancora per Stoichkov, fuori, tre punti per lui, assist di Marcone Lazzaro, tre punti per Stefan Stoichkov. Portano Padova sul più 3, 13-10, un minuto e mezzo al termine di questo primo quarto. Como, palla, accidenti, rimbalzo di nuovo per Desio, fanno una seconda opportunità, tentativo da tre punti, Gallazzi. Viene interrotto intanto il tempo per permettere a Lazzaro di allacciarsi la scarpa. Nel frattempo escono il numero 16 Gallazzi e il numero 8 Negri. Entrano, fanno il loro ingresso in campo il numero 12 Esposito e il numero 18 Quartieri. Il suo ringresso in campo. Marcatura per Desio, sembrerebbe questa la scelta. Crosato di prepotenza, sbaglia, ma il rimbalzo di Canelo che va in cerca del contatto. Canestro non valido, fallo prima dice l'arbitro, ma intanto è fallo del numero 18, Quartieri. Secondo fallo personale, secondo di squadra. Pochi falli fischiati finora da parte della coppia arbitrale, sono due falli fischiati ad Esio, uno solo per Padova. Partita pulita ora, di partita divertente. Salvato, buona la partenza sul centro, ma viene ben chiuso la difesa lombarda. Lazzaro perde ingenuamente un brutto pallone, permette ad Esio di aprire il contropiede e di terminarlo anche con i due punti di Quartieri. Desio va sul più 2 a 20 secondi dal termine del primo quarto. Stoichkov vuole subito pareggiare i conti e riporta Padova in parità. Palla nelle mani di Quartieri, si prenderà lui l'ultimo tiro. Fallo speso da Canelo. Voleva spendere questo fallo prima del tentativo di tiro da parte di Quartieri, ma l'arbitro sostiene che l'azione di tiro fosse già iniziata, quindi saranno due tiri per Desio, che a 5 secondi dal termine del primo quarto ha la possibilità di allungare di due punti su Padova.
Vediamo, buono il primo tiro. Più uno Desio. Errore nel secondo, ma rimbalzo ancora per Desio, che gli viene concessa una seconda chance. Per fortuna di Padova non ha buon esito. Termina così, 15 a 16 il primo quarto. A tra poco. Pronti di nuovo sul parquet, i giocatori fanno il loro ingresso in campo. Il numero 20 Tommaso Colombo e il numero 12 Esposito per Desio. Invece Padova rientra con gli stessi 5 con cui aveva terminato il quarto precedente. Va a prendersi la palla Novati. Buona difesa di Stoikov, rallenta l'azione di Desio. La palla riesce comunque ad arrivare in angolo da Esposito. Vuole l'uno contro uno, tenta la soluzione personale, sbaglia, poi quasi ripreso anche il pallone. Sarà rimessa per Padova invece. No, rimessa per Desio, ma l'arbitro aveva indicato, vabbè, sarà corretto. Tentativo di tre punti per Quartieri, che va al segno. Non brillante difesa di Padova in questa rimessa. Stoico, Canelo, di nuovo palla nelle mani di Stoico. Si cerca Lazzaro, ancora palla per Stoico, uno contro uno. Brutta conclusione per Stoico, non molto costruita. Novati già dalla parte opposta, palla per il numero 8 Negri, buona la difesa di Gabriele. Pick and roll per Desio, Novati, arresto e tiro dal gomito. Troppo semplice, troppo semplice. Pronti sul cubo del cambio Leo Busca e Francesco Di Fonzo. Altra bruttissima palla persa del play virtussino. Dalla parte opposta tentativo di tre punti di Tabella di Andrea Negri. Fortunata conclusione, ma totale blackout per la formazione padovana. Una brutta Virtus in questo rientro, costringe coach Priso al time out. 24 a 15 per la formazione ospite. Entrati in campo i giocatori, le urla di coach Priso si sono sentite fino all'ultimo anello del Palarubano. Vediamo se i padovani si sono svegliati. Comunque è entrato Leo Busca per mettere un po' di ordine e ridare fiducia ai ragazzi. Di Fonzo salvato, no, palla nelle mani del play virtussino, il capitano virtussino. Buona pallone di Marco Lazzaro per il taglio di Fonzo, mette a segno due punti importanti. Era importante rientrare da questo time out con una buona giocata, però subito Negri si riprova, questa volta la tabella si è spostata. Canelo, palla fuori per Salvato, tentativo di tre punti, sfortunatissimo, ma il buono rimbalzo di Marcone Lazzaro che rimette la palla in mano a Leo. Canelo, palla persa di nuovo, rubata da Colombo. Desio già nell'altra metà campo, sbaglia Colombo, buon rimbalzo, riesce a ridare la palla fuori a Quartieri. Negri, Tosh, altro tentativo di tre punti e fallo fischiato a Carlos, secondo fallo personale. Pronto a rientrare Federico Schiavone al posto di Carlos Canelo. Bisogna preservarlo dai falli. Rimessa per Desio, palla fuori Quartieri, braccato da Gabriele Salvato. Buona la palla sotto per Colombo che sbaglia, rimbalzo di Lazzaro, palla a Leo, apre per Gabriele Salvato.
Schiavon, si vuole andare da Marcone Lazzaro e sfruttare Schiavon, tentativo di tre punti, un missile terra-aria sul secondo ferro, subito Desio dall'altra parte, Novati, arresto e tiro, altra conclusione di una facilità. C'è nebbia nella difesa padovana, salvato Carroll, Schiavon torna da Busca, palla sotto per Di Fonto e altri due punti, Francesco Di Fonto, buona conclusione personale, tiene Padova sul meno 7. Negri, l'altra metà campo, Quartieri, Colombo, sbaglia il rimbalzo di Di Fonto, fortunosamente arriva nelle mani di Schiavon, dall'altra parte Gabriele Salvato, secondo tempo, un canestro importantissimo che obbliga coach Davide Villa a chiamare time out, Padova rientra in partita come un fulmine, 21-26 dopo 4 minuti in questo secondo quarto. Padova proseguirà nel corso di questo secondo quarto, o se la formazione lombarda riuscirà a trovare un modo per arginarla. Novati, Negri, no, palla nelle mani di Novati, buono il taglio di Negri sotto canestro che rocambolesco recupero da parte di Padova e subito Salvato si getta per cercare due punti, trova invece un fallo, saranno due tiri liberi, fallo commesso dal numero 5 Politi, saranno due tiri liberi per Lazzaro, per Salvato scusate. Tornata su Salvato, buono il primo, Padova meno 4. Buono per il secondo, meno 3 sul tabellone. Novati, palla fuori per Esposito, tentativo di 3 punti, dato a segno probabilmente anche con un contatto a parte di Di Fonto, proprio lui nell'altra metà campo, serve un buon pallone per Lazzaro che non si accorge di essere solo in mezzo all'area, tentativo di 3 punti anche per lui, va a segno e poi si gasa. Beh, direi che questo ragazzo ci regala sempre tante emozioni, vediamolo ora in difesa, fallo chiamato prima, sarà il primo fallo per Marco Lazzaro e rimessa per Desio, canestro non valido, secondo me non era fallo, anzi era fallo in attacco. Ho subito numerose minacce, ricordiamo Corte dell'Aia sta ancora analizzando il caso di 4-5 giornate fa, se fosse fallo o meno. Oh, infrazione di passi del numero 16 Edoardo Gallazzi, pensava di tirare invece si è trovato braccato da Gabriele Salvato che l'ha costretto a commettere infrazioni di passi. Entra intanto il numero 8, no, il numero 6 Alessandro Corno, tanto Leo Busca tenta una soluzione personale di prepotenza, forse un po' forzata, però Negri, Corno, Politi,
Buona la difesa di Gabriele, accidenti! Quasi furto da parte del capitano, che sembra tornata alla scheggia impazzita di 20 anni fa. Lazzaro, palla fuori per Di Fonso, tentativo di 3 punti, lo segno, pareggio per Padova, firmato Francesco Di Fonso, il madrileno. Gatto, buono l'anticipo di Lazzaro sotto canestro, palla obbligata a girare per vie esterne, ripeto, fallo fischiato ai danni di Federico Schiavonna, ma bisogna stare attenti a questo Politi perché si aggrappa ovunque trova ad aggrapparsi. Schiavonna. Questa era palese. Secondo fallo anche per Schiavonna. C'è un campo soprattutto. C'è un cambio pronto ad entrare. Entra lui, il numero 14, l'idolo delle folle, Matteo, detto Ciro, Ferrara. Orientato dalla brillante prestazione di quel di Napoli. Politi, buono il primo. 30-29, Ferrara intanto sta già prendendo parole da Lazzaro. È giovane, deve imparare. Buono anche il secondo. 31-29 per Desio. Busca Di Fonso, salvato. Si va a cercare Leo. Spalle a canestro, guadagna un buon fallo. Fallo del numero 4, Gatto, suo primo fallo personale, secondo di squadra. Ancora, palla nelle mani di Busca, che con un fulmine al sereno in mezzo all'area va a cercare il salvato. Sbaglia una buona conclusione, era un buon tiro. Altro fallo, stavolta commesso dal numero 16 di Fonso. Altra rimessa per la formazione lombarda, affidata alle mani di Alessandro Corno, classe 92. Gatto, gioca pick and roll con Politi. Ora palla nelle mani di Gatto, prova a riattaccare l'area e sbraccia via. Sbaglia la conclusione, salvato intanto nell'altra metà campo. Buon pallone per Di Fonso. Metto segno, altri 2 punti. Ottima prestazione per lui finora. Costretta a un altro timeout. Coach Villa. Sul punteggio di 31 pari quando mancano 3 minuti alla fine di questo secondo quarto. A tra poco. Pronti, rientrati nel parquet per questi ultimi 3 minuti di questo secondo quarto. Gatto, ancora palla nelle mani di Gatto, fuori per Negri, vuole l'uno contro uno in cerca di un canestro, lo trova, salvato. Busca Lazzaro, mette giù il pallone, vuole arrivare fino in fondo, e anche per lui 2 punti, appoggio con la mano sinistra, tiene la partita in parità. Bravo Marcone. Nell'altra metà campo, Politi, ancora si va alla ricerca di Negri, che mette a sedere salvato, poi per fortuna il tiro non entra, rimbalzo di Ferrara,
e anche lui finisce sullo score. Ferrara salvato subito, spara dalla lunga distanza, la palla non entra, rimbalzo di Gatto, ancora palla per Negri, buono Sobolendling, fuori ancora per Gatto, chiama il pick and roll con Politti, cambio accettato da Di Ponzo e fallo in attacco, finalmente fischiato il numero 12 Alessandro Esposito, doppio cambio, esce col numero 4 Gatto, al suo posto entra Novati, esce col numero 5 Colombo, col numero 5 Politti, entra col numero 10 Mazzoleni, esce il capitano Leo Busca, rientra in campo vediamo se il play virtusino è rientrato con la mente un po' più lucida. Salvato Stoikov, Ferrara, fallo del numero 8 Negri, primo fallo personale, sarà rimessa per Padova. È andato storto, ok. Dura vita. Rimessa per Stoico. Lazzaro, Ferrara, Di Ponzo, salvato. Rimessa per Padova, ma le mani addosso sono costanti. Vediamo se. Che finora veramente pochi falli fischiati, pochi tiri liberi tirati. Vediamo se il metro rimarrà lo stesso, cambierà. Intanto brutta palla persa ancora di Stoico, che non si accorge che Salvato stava tagliando dentro l'area. Novati intanto, cambio difensivo, brutta conclusione che non becca neanche il ferro. Dall'altra parte buona azione di Padova con Di Ponzo che attira l'intera difesa, aprendo così un'autostrada per Salvato. E altra palla rubata di Salvato, fortunosamente, che forse va alla ricerca adesso di strade troppo tortuose. Sarà rimessa per Desio, però se andava era bella, però rientra col numero 4 Gatto a sostituire Novati. Stoikov alza un po' la difesa, vuole provare a mettere pressione all'attacco lombardo. Negri, tentativo di tre punti, fallo fischiato al numero 14 Ferrara, saranno tre tiri liberi per il numero 6 Alessandro Corno. Buono il primo e Desio torna a meno 1, 35-34. Al secondo, vediamo se Corno riesce a firmare il pareggio per Desio. Buono terzo, 35 pari con 26 secondi al termine di questo secondo quarto. Dall'altra parte subito Lazzaro, coach Friso adirato per questa scelta di Marcone Lazzaro. Coach Friso fa notare che mancava poco meno di 15 secondi. Preghiera di Salvato che non va. Finisce così il secondo quarto, 35 Padova, 37 Desio. Squadre negli spogliatoi,
per 15 minuti di pausa. A tra poco. Pronti a rientrare in campo. Ricordiamo risultato 35 Padova, 37 Desio. Palla nelle mani della formazione virtussina e chiediamo anche un minuto di raccoglimento per il buon Luca Cravina che sta sopportando di tutto in quel tavolo. Va bene, torniamo alla partita. Stoico cerca di Tucci, avvitamento, tiro, buona conclusione Francesco Tucci per il 37 pari. Desi ora dall'altra parte, palla in mano a Negri che va subito sotto le planche, palla torna fuori, Politi, buona la palla rubata, Stoikov nell'altra metà campo, cerca di servire il taglio di Tucci ma Politi devia il pallone, sarà rimessa per la Virtus Padova. Salvato subito, prova la tripla che va a segno, Gabriele salvato, 40-37 per Padova. Gatto, Gallazzi, vuole l'uno contro uno con Crosato, poi Gatto si getta dentro l'area, super palla rubata di Stoikov e poi fallo del numero 4 Gianmarco Gatto, fallo un po' di frustrazione, secondo fallo personale. Sì, ma Politi non può uscire dal campo a farsi medicare, cambio, infatti l'arbitro richiede che venga cambiato il numero 5 Politi. Durante la rimessa Politi è uscito, è andato in panchina a farsi medicare per un vistoso cerotto sopra l'occhio sinistro. Non funziona esattamente così, il regolamento prevede che debba essere cambiato. Vabbè, poco ci importa, riprende l'azione Stoico, Canelo, Tucci, Stoikov ancora, pick and roll, ancora difficile palla per Tucci e ulteriore palla persa di Stoikov, questa volta la lettura poteva essere buona, Tucci non ci ha creduto. Gatto nell'altra metà campo, Politi, Stoikov cerca di sporcare ancora il pallone e nuovamente riesce a recuperarlo, entra intanto con il numero 17 Lorenzo Novati a sostituire Gatto. Stoikov, Rosato, Stoikov ancora, gioca a pick and roll con Rosato, Desio accetta il cambio e Rosato allora prova a prendere un vantaggio, palla fuori per Canelo, non si fida del tiro, 2 secondi dal termine dell'azione, tiro sbagliato ma salvato e Tucci riescono a riconquistare la palla, Canelo si getta dentro. Tutto regolare per la coppia arbitrale. Novati già nell'altra metà campo. Strano l'accoppiamento di Crosato con Novati. Politi, passi. Errore di Politi, rimbalzo di Tucci. Padova può tornare nella metà campo offensiva.
palla sotto per Crosato, subito guadagna due tiri. E c'è anche Quartieri commette il suo terzo fallo personale e c'è il time out per Coach Villa. Time out per Desio, 40-37 il risultato, a tra poco. Rientrano in campo le due formazioni, ricordiamo due tiri liberi per Crosato sul terzo fallo di Daniele Quartieri. Cala il silenzio qui a Rubano per il primo dei due tiri che va a segno, 41-37. Si prende un momento di pausa, centro virtusino prima del secondo tiro, sempre alta la suspense durante le sue esecuzioni, però 2 su 2 per la linea di tiro libero per Crosato. Quartieri, Negri, stoppata di Gabriele Salvato, sarà rimessa per Desio. Difesa padovana, rimbalzo di Crosato, subito Salvato prova ad accelerare l'azione, ribaltamento, palla nelle mani di Stoikov, si va ancora in cerca di Crosato, missile per Canelo contro Novati, si getta, complicato passaggio, però Politi tocca la palla con la punta delle dita e la rimessa sarà nuovamente di Padova. Errore per Crosato, contropiede di Desio che va a buon fine. Due punti per Edoardo Gallazzi. Canelo, pick and roll con Tucci e si getta dentro, buona la palla di Carlos e altro fallo di Politi sulla conclusione di Tucci. Secondo fallo personale. Sono due tiri per Francesco Tucci. Buono il primo. Errore nel secondo tiro, ma rimbalzo di Crosato che rimette la palla nelle mani del playmaker Stoikov. Tucci riprova il tiro, altro errore, Salvato stava per conquistare la palla, però rimbalzo di Negri, Quartieri, ancora Negri, Gallazzi, Politi, Quartieri, buona la palla per Politi che Crosato decide di fermare. Saranno due tiri liberi per Politi, primo fallo per Enrico Crosato. Gnegne. Buono il primo tiro di Politi che va in cerca del 5 dei compagni ma non arriva nessuno. Era
buono anche il secondo. Può ripartire l'azione padovana, lo Stoico, salvato, Canelo, solito ribaltamento, palla per Crosato che mette giù il pallone, poteva attaccare, si va di nuovo alla ricerca di Enrico, il vantaggio fisico è tanto per lui. Banalità commessa da Tucci, fa perdere il pallone, poi l'altra metà campo, tiro di Negri sbagliato, rimbalzo di Crosato, Stoico, Crosato, salvato, Stoico, fermo l'attacco padovano, vuole l'uno contro uno, salvato, Politi recupera questo pallone e poi Tucci commette fallo, secondo fallo per, no, primo fallo per Francesco Tucci, secondo fallo di squadra. Novati, pick and roll, blocco di uscire per Negri, sbaglia e rimbalzo di Tucci, sfida a chi salta meno tra Tucci e Politi, rimbalzo con i piedi a terra, tanto ottima palla di Canelo per Crosato che va a subire fallo e il fallo sarà del numero 5 Politi, terzo fallo anche per lui e altri due tiri liberi per Crosato. Ci risentiamo tra 10 minuti. Okay. Con croce in lunetta. Buono il primo. E come ci ricorda il buon Giulio Sartori, ogni giocatore ha 16 secondi per effettuare il tiro. Chissà dove l'ha sentita. Buono che il secondo dei due tiri. Novati. Con la ricerca di Politi, persa la difesa padovana, e fallo fischiato al numero 20, no, numero 20, fallo al numero 20, Gabriele Salvato. La stoppata di Tucci era regolare, ma probabilmente Salvato, convinto che l'aiuto del compagno non sarebbe mai arrivato. Pensato di non concedere due punti facili, però 2-2 alla lunetta del numero 16 Gallazzi, che riporta Desio sul meno 2. Tucci, Canelo, Crosato, Salvato, tentativo di tre punti, errore, rimbalzo per la formazione blu-arancio, Gallazzi, Negri, tentativo di tre punti, per fortuna errore di Gallazzi, rimbalzo per Canelo, subito nell'altra metà campo, Stoikov subisce fallo, il numero 16 Gallazzi. Sono due tiri per Stoikov ed è il primo fallo, esce intanto Quartieri, entra il numero 6 Corno. Entra in campo il numero 6 Corno. Due tiri liberi per Stoikov. Buono il primo. Metro arbitrale leggermente cambiato rispetto ai primi due quarti, adesso si sta fischiando molto di più.
Buono anche il secondo. 2 su 2 per Stefan Stoico. 47-43. Pronti a rientrare in campo anche Marcone Lazzaro e Francesco Di Fonto, grandi protagonisti della prima metà di questa gara. Novati, corno, Politi vuole sfruttare il smatch contro Stoikov, che è costretto a spendere un fallo. Esce Tucci, esce Crosato, entrano Lazzaro e Di Fonto. Primo fallo per Stoikov intanto. Entra anche il numero 12, Alessandro Esposito, per Desio. Novati, getta dentro l'area, palla fuori per Corno, Negri. No, tentativo di tre punti di Corno, ma veramente seconda tripla di tabella che porta Desio almeno uno. Di Fonzo intanto, Lazzaro, Canelo, Stoico, fallo, fallo, vediamo, commesso credo dal numero 5 Politi, ed è il quarto fallo personale. Cambio subito, esce appunto il numero 5 Politi, entra il numero 16 Gallazzi. Problematica la situazione falli per Desio, che il loro unico centro con 4 falli costretto alla panchina. I due tiri liberi per Stefan Stoico. Vediamo, buono anche il secondo. Stoico riporta Padova sul 3, sul più 3. Intanto battibecco in campo tra Francesco Di Fonzo e Edoardo Gallazzi. L'arbitro è costretto a intervenire per calmare gli animi. Richiamati anche i due allenatori per avvisarli su, probabilmente su quello che è accaduto in campo, e avvisarli che alla prossima sarà fallo tecnico. Alza la difesa Padova. Gallazzi, Corno, Esposito, Negri, si va sotto da Corno, cerca la soluzione personale, sbaglia, rimbalzo di Salvato. Chiamata parte del play virtusino, Di Fonzo per Salvato, Canelo, tentativo di tre punti, errore, rimbalzo per Negri. Novati fa ripartire l'azione di Desio, palla ancora nelle sue mani, play lombardo, doppio blocco, la chiamata, uno contro uno, porta a casa due punti molto facili. Di Fonzo cade su una finta di tiro e concede due punti molto facili da dentro lo smile. Lazzaro intanto malessere per lui, crolla a terra. Vabbè. Rientra intanto il numero 5 Federico Schiavonna, il numero 20, spasmi muscolari, e poi in unità Marcone. E
errore per Marcone, primo dei due tiri liberi. Buono il secondo invece, sarà un cambio, entra il numero 72, capitano Leonardo Busca, esce Stefan Stoikov, probabilmente coach Friso vuole preservare il play virtusino per questo minuto 35 finale del terzo quarto, concedergli un po' di riposo. Novanti, Mazzoleni, corno, Negri, uno contro uno con Schiavon che salta sulla finta, passo e tiro per Negri, mette i due punti che portano Desio al 50 pari. Si lamenta di un fallo Marcone Lazzaro, però rimessa sarà comunque per Padova. Lazzaro, Schiavon, Di Fonzo, Canelo, palla per il capitano che pensa al tiro da tre punti, poi invece con tutta la sua esperienza va a prendersi un fallo che gli concede un due tiri liberi. Fallo commesso dal numero 10 Mazzoleni. Ah no, fallo del numero 17 Novati. Due tiri liberi, buono il primo. E anche Capitan Busca si segna referto. Buono anche il secondo. 54 secondi al termine di questo terzo quarto. Padova 52, Desio 50. Proprio la squadra lombarda adesso in attacco. Cambi sistematici per la difesa padovana. Stoppata di Di Fonzo su Negri. Canelo porta la palla nella metà campo offensiva. Mette la palla in mano, assicura in mano di Busca e poi tentativo di Lazzaro da sotto le planche. Palla che esce, rimbalzo per Novati che vuole giocare col cronometro. Pochi secondi di differenza, 5 circa. Vediamo Desio qual è la scelta che prende. Uno contro uno e tentativo di tre punti di Novati. 5 secondi da giocare, palla nelle mani di Canelo che vuole subito rispondere e va! Con un po' di fortuna, ma ogni tanto serve anche quella. Finisce così il terzo quarto con due bombe consecutive, prima Novati e poi Canelo, e il risultato è 55-52. Pronti per l'ultimo entusiasmante quarto, a tra poco. Rientrano in campo ora le due formazioni per questo ultimo quarto, ricordiamo partita fondamentale per entrambe, in caso di vittoria Padova si assicura un posto nei playoff, in caso invece di vittoria di Desio rimangono aperte le speranze per quest'ultima di riuscire ad aggrapparsi all'ottavo posto. Ricordiamo che poi l'ultima giornata le due formazioni vedono sfidare Pavia per Padova e Orzi Nuovi invece Desio, quindi strada decisamente più facile quella di Padova, però mai dire mai. In caso ovviamente di vittoria per Padova, le speranze di Desio terminerebbero qui, quanto Padova sigillerebbe l'ottava posizione. Pronti a ripartire. Novati. Corno. Tentativo di tripla che becca solo la tabella, rimbalzo per Federico Schiavon, Canelo già nell'altra metà campo. Busca. Doppio blocco. Di Fonzo, Schiavon. Si va da Marcone Lazzaro. Di nuovo Busca, Schiavon in angolo. Tentativo di tre punti, poi fallo commesso da Di Fonzo a rimbalzo.
Buona soluzione però per Padova. Cambio intanto, esce il numero 17 Novati, rientra Quartieri. Secondo fallo per Francesco Di Fonzo. Negri. Corno. Fallo commesso al numero 6. Giancarlo Canelo. Terzo fallo personale, sarà rimessa per Desio. Altro fallo commesso da Federico Schiavon, che viene terzo fallo personale, viene sostituito dal numero 14 Ferrara. Fortunatamente Esposito non è riuscito a centrare i due punti, ma saranno due tiri liberi. Buono il primo, 55-53 per Padova. Tanto Desio, errore il secondo, ma rimbalzo ancora per Desio, ma Capitan Busca sistema la questione, recupera il pallone. Intanto 3 la chiamata di Desio, vediamo che difesa si tratta. Passi, frazioni di passi. Numero 6 Canelo. Quartieri. Mazzoleni, incomprensione tra i due, la palla finisce direttamente sugli spalti, sarà rimessa per Padova. Busca, si va sotto, Marcone Lazzaro, fuori per Di Fonzo, tentativo di tre punti, sbagliato, ma Ferrara tocca il pallone. Vediamo se Desio sì, riesce ad uscire, palla nelle mani di Quartieri, allunga subito per Corno, di nuovo Quartieri, Corno, ancora dal playmaker di Desio, che vuole, cerca l'uno contro uno, non va, rimbalzo per Ferrara, apertura su Canelo, non vuole accelerare l'azione, rimette la palla in mano a Busca, si va da Ferrara, ancora sotto da Marcone Lazzaro, fuori per Di Fonzo, Ferrara finge il tiro, torna sotto da Marcone Lazzaro, scelta, accidenti. Non entra però. Seguito a questa palla 2 sarà nuovamente rimessa per Padova. Fortunate le ultime conclusioni della formazione patavina. Incomprensione anche qui tra Capitan Busca e Lazzaro. Morale, la palla finisce direttamente nella panchina lombarda. Rimessa per Desio. Quartieri. Corno. Buona stoppata da parte di Di Fonzo. Canelo si ferma, palla Capitan Busca, che riesce a prendere un buon vantaggio e mettere altri due punti. Marchio di fabbrica del capitano, questo palleggio arresta il tiro dai gomiti. Esposito, Mazzoleni, si va sotto. Quartieri vuole l'uno contro uno. Busca spende un fallo per non concedere due punti facili. Sarà rimessa per Desio. Tanto esce col numero 8 Andrea Negri. Rientra Edoardo Gallazzi.
Difonso si addormenta un attimo, non ho capito quale sia stata bene la scelta. Sta di fatto 3 punti per il numero 16, Edoardo Gallazzi. Difonso, Canelo, Busca. Difonso cerca il centro dell'area, soluzione rimbalzo di Lazzaro per nuovamente il tiro di Difonso. Due conclusioni cambia, infatti esce il numero 16 Difonso, rientra il numero 34 Crosato per riportare un po' di energia all'attacco virtusino. Quartieri, altro errore della difesa virtusina che per fortuna non provoca danni. Rimbalzo di Canelo, Busca, Crosato, Canelo ancora, arresto e tiro dal gomito sbagliato, rimbalzo però di Crosato che cerca con prepotenza il canestro, invece trova una stoppata, però rimessa ancora per la formazione nero-verde. Entra intanto il numero 20 Gabriele Salvato, esce Carlos Canelo, un po' di pausa gli viene concessa da coach Friso. Palla sotto per Crosato, Busca, Salvato, sotto per Marcone Lazzaro, la difesa di Desio capisce tutto, ma si torna ancora sotto. Veramente brutti questi ultimi attacchi di Padova. Poco ritmo, idee confuse. Speriamo di recuperare nella manovra difensiva. Gallazzi, 2 punti, va a segno, 57 pari, quando mancano 5 minuti e mezzo al termine della partita. Busca, sfortunata conclusione di Ferrara, cioè, il ferro sputa fuori il pallone a Sedesio dall'altra metà campo in cerca del vantaggio. Buona la difesa del capitano virtusino, altro tentativo da 3 punti, questa volta non va, ma il rimbalzo è ancora di Desio, palla nelle mani di Corno, vuole uno contro uno contro Salvato, riesce a penetrare la difesa, palla fuori ancora per il numero 16 Gallazzi, questa volta non va, rimbalzo per Crosato. Salvato, si cerca ancora sotto il canestro, Crosato finge il tiro e poi vuole la conclusione personale, ancora un altro errore, ma ancora rimbalzo e questa volta si segna, subisce un fallo, si gasa lui, gasa l'intero palazzetto, Enrico Crosato, finalmente la palla decide di entrare. Secondo fallo del numero 10, Mazzoleni. Anche il tiro, giocata da 3 punti di Enrico Crosato, riporta Padova al più 3, 60-57, pronto a rientrare in campo anche Filippo Politi per Desio, tanto Corno, si getta dentro l'area, subisce fallo da parte del numero 12, Lazzaro.
saranno due tiri liberi per il numero 6 Alessandro Corno, per riportare Desio almeno uno. Da Tony con il binocolo su che tenta di capire. Cozzo di Desio, errore, sbaglia il primo dei due liberi Alessandro Corno. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Marco Lazzaro, palla nelle mani di Leo, pronto a far ripartire l'azione virtusina. Crozzato, salvato, si va sotto ancora da Croce, Busca, chiede spazio perché vuole uno contro uno, arresto e tiro da tre punti, sfortunato e Crozzato tocca la palla e riconquista la rimessa. Fondamentale l'apporto di Croce, queste ultime due tre azioni. Pronti a rientrare in campo, il numero 55 Stoikov e il numero 6 Canelo. Escono Ferrara e Capitan Busca. Buona la prestazione del capitano oggi. Buona anche la prestazione del giovane Ferrara, che pur non andando a referto si fa sempre sentire in difesa e rimbalzi. Del resto non è facile attaccare il canestro con un ragazzo di 2 metri che difende, è in grado di difendere anche gli esterni. Crozzato, Stoikov, salvato, mette giù il pallone, preghiera di Crozzato che non va a segno. Desio pronto a ripartire, 2 punti di Quartieri. Mi avviso, qualcosa di irregolare c'era in questo attacco, ma non importa. Canelo, palla fuori per Salvato, ancora Canelo, uno contro uno, Lazzaro, buono il tiro, sono 2 punti su assist di Canelo. Padova 62, Desio 59. Palla recuperata, 2 contro 1, contropiede per Padova. Fallo subito dal numero 20, Salvato, fallo commesso dal numero 6 Corno, che poi gli viene assegnato anche un fallo tecnico per proteste. E time out richiesto immagino da Desio. Risultato 62-59, mancano 2 minuti e mezzo al termine di questa entusiasmante partita. Si rientra in campo, saranno 3 tiri liberi per Salvato, uno derivante dal fallo tecnico e 2 per il fallo subito nel contropiede precedente, contropiede. Buono il primo. Buono anche il secondo. Tipo Bellinelli. L'ultimo dei 3 tiri liberi, quindi 65-59 per la formazione di casa e rimessa virtusina. Crozzato, Lazzaro, Canelo, si va sotto da un Lazzaro, da un Crozzato totalmente dimenticato, mette a 6 altri 2 punti, 67-59, a 2 minuti dal termine della partita.
fallo commesso dal numero 20, Salvato. Secondo fallo personale e anche due tiri per via del bonus. Time out chiamato da coach Friso. Time out. 67-59, mancano 2 minuti e 8 secondi al termine dell'ultimo quarto. A tra poco. Si torna in campo con i due tiri liberi affidati alle mani di Politi per il fallo commesso da Gabriele Salvato. Buono il primo. 67-60. Buono anche il secondo. Zona press da parte di Desio. La Virtus supera brillantemente la metà campo. Di nuovo palla nelle mani del playmaker Stoikov. Lazzaro. Stoikov. Salvato. Lazzaro. Stoikov. Tentativo di tre punti che va a segno. Super la giocata di Stefan Stoikov. 70-61 per la Virtus Padova. Non succede niente, l'arbitro decide che va bene così e Lazzaro se la ride. Senti, palla persa, tentativo di raggiungere Crosato. Tentativo di tre punti, sbagliato da parte di Negri, rimbalzo di Crosato. Canello porta sul pallone. Ultimo minuto di questa partita. Più 9 Padova. Lazzaro. Sotto per Crosato. Salvato. E sono altri due punti. Mancano solo poche difese, tentativo di quartieri da distanze importanti. Fallo giocato da quartieri. Manderà. No, non c'è ancora il bonus. Sarà difesa, sarà rimessa in attacco per Padova. Intanto il Pallarubano sta già festeggiando per i raggiunti, i matematici raggiunti playoff. Questa prima stagione di Serie B, le squadre si arrendono, si lascia trascorrere il tempo. Parte la festa così a Rubano. Ultimi 9 secondi di gioco. La situazione qua al Pallarubano comincia a diventare demenziale. 8 secondi, 6 secondi, 4 secondi, 2 secondi. E la Virtus Padova, e la Virtus Padova raggiunge i playoff nella sua prima stagione di Serie B. E per il mondo cestistico padovano sembra veramente aver raggiunto la finale di Champions League. Però ci sta, insomma. Ottimo risultato, direi, per questa prima stagione di Serie B della Virtus Padova. Termina così questa divertente partita. 72-61 per la Virtus Padova. E così i giocatori possono danzare in mezzo al campo. Un saluto a tutti e ci risentiamo contro Udine. Buona serata.